Siamo davanti alla Ceramica Etrusca, una delle aziende dell'area attrezzata entrata in produzione. Con noi è l'avvocato Roberto Scheda, presidente della Cassa di Risparmio di Vercelli. E con noi ha ragione, perché la Cassa di Risparmio di Vercelli, nel contesto dell'AIAV, cioè della società di gestione dell'area attrezzata, occupa un ruolo di primo piano. Quale ruolo in particolare? È una continuazione del discorso che stiamo portando avanti da tempo, cioè di dimostrare in termini concreti una presenza dell'istituto di credito che ho l'onore di presiedere sul localismo economico. Una presenza che si è concretizzata nell'AIAV da tempo con una nostra partecipazione direi massiccia, che al di là delle proposizioni è dimostrativa di una volontà concreta di veder decollare quest'area. E voi siete il secondo azionista, mi pare. Siamo il secondo azionista, ma al di là di questa presenza di capitale, di apporto al capitale, c'è una dimostrazione concreta di voler vedere per il vercellese, e in questo momento diventa neanche troppo facile fare questi discorsi perché la Ceramica Etrusca e altre aziende sono una realtà. Ma se dovessi esprimere un mio atteggiamento personale, certamente direi che Vercelli ha ulteriormente necessità e bisogno di svilupparsi, e di svilupparsi in termini di media e piccola industria, come da tempo tu sai che diciamo, insomma. Ecco, questo è il punto sul quale io vorrei battere e ribattere. L'area attrezzata così com'è è sufficiente, oppure bisogna avere il coraggio di guardare a prospettive molto più ampie? Siamo sempre alle solite: se si tratta di parlare in termini concreti, io credo che si potesse pensare ad un decongestionamento di Torino su Vercelli. Io credo sempre di meno, anche stante la situazione torinese, che sono manifestazioni di un'Italia settentrionale, in modo particolare torinese, estremamente delicata e preoccupante. Credo forse di più ad un decongestionamento di altre regioni a noi vicine, come potrebbero essere la Lombardia, su quest'area, che non a quelle torinesi. Comunque credo ad una cosa, ecco, quello che ho sempre detto e riaffermo, che abbiamo le capacità e le possibilità per poter dare un maggior impulso anche alla nostra economia, sempre a condizione che questa vada nel settore della piccola e media industria, dei commercianti e degli artigiani.